conosci e non sai più chi sei. Felice regresso, figli della me. Questo è il gesto. Sei capace a farlo? Sì. Fallo. Queste manine da invalido che hai. Raga, buongiorno a tutti quanti, anzi buonasera a tutti quanti, la state vedendo alle 9:30 questa reaction. 32 anni, qualche meretta. Raga, io ne ho 36, infatti avete visto che ho messo la polo perché sono cresciuto. Ah, ho capito. Basta con le magliette, da 35 a 36 c'è quel gap. Io sono ancora giovane, ho le magliette dei gruppi. Infatti, mie, io. Come i veri fratelli minori che le indossi le mie magliette. Le indorso però io, esatto. Perché sono fratello minore ma 37, allora te le indorso, non è che me le passi. Non hai dormito stanotte, vero? Si vede. Cominciamo subito perché questa puntata è fantastica. Se ti è piaciuta questa puntata, via la luce. Chia, dobbiamo fare uno spin-off col Conte, raga. Se volete uno spin-off col Conte, scrivete qua sotto. Conte, sì, sì, sì. Sì, 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 Conte, ale, ale. C'è un cappello dietro. Ci sono i fantasmi. Barlo, vai a sistemare quel cazzo di coso. Posso andarci come un ninja? Vai. Se ti facevi male era la cosa più bella del mondo. Ma i ninja si fa male in botto. Lo so. Voglio fare un plauso all'autore della seconda stagione di One Punch Man. E non dico altro. Grazie che ti amo da pantomima all'infinito. Dai, cominciamo subito questa puntata piena e pregna di nuovi componenti. Io, Big Mama. Sono Elisabetta Pia Ferrari. Scusami, a occhio, così è. Poi lei è mia sorella nel cuore. Però a occhio, non avrei detto si chiamasse Elisabetta Ria Ferrari. Elisabetta Pia Ferrari. Pia e vaffanculo. Invece mio papà è senegalese. Hanno avuto una bellissima storia per 2 anni. Chi però? Tua mamma. Ma non ce ne frega un cazzo però. Va bene. No, hai capito? Non voglio saperne niente, ho sentito due cose ma non voglio sapere. Oh mio Dio, invitami a cena. Oh mio Dio! Posso venire a mangiare anch'io? Vi prego, vi prego, vi prego. 5 figli? Bali. Vabbè, amica mia, io capisco gli ormoni. Sono tutti in mezzo alle bali, sti bambini. Madonna, che buonta, stava cucinando. Eh sì, fa una pasta al sugo. Comunque c'è il catodico, che io non lo riesco a tradurre. Quello è per i videogiochi. Cazzo succede? Cosa? Giustamente. Ma c'è il tuo genere, quello lì. Giustamente non l'ha riconosciuta. Che è? Stai male? Che è? Vuoi il latte di soia? Che è? Che c'è? Boscelli. Boscelli. No, è proprio il tuo proprio genere tuo. Sì, guarda con che facci di cazzo lo sto dicendo, oltretutto. Ti piace il blu? Le luci, poi sì, perché no? Dai, basta questo cagamento di su Rai Radio 2. Rai Radio 2. Io sono qui per aprirmi un magazine. Attenzione, cosa saluta? Ciao. Morgan, non cagare il cazzo la gente. È già girato. Non è vero, era tranquillissimo. Questo è di Gigi. Qua non si gira nessuno. Davvero, sono pazzi. Cerere a... è nato, guarda che era Gigi. Wow, mi mancava nella scuderia. Si è girato... ah, ha bloccato qui, Gigi ha bloccato qui. Se ne è accorto subito. Ha rosicato un botto. Ah, va bene. Ma è forte la tipa, eh? Non ha fatto cose spettacolari. Come ti chiami? Mi chiamo Elisabetta. Mi fa uscire la pistola. Senti, ma invece quanti anni hai? 29. Complimentoni. Ho trovato. Beh, dopo 5 figli. Minchia, sì. Ma 29 anni, 5 figli è meglio di mia madre, te lo dico, eh? Sì, che li ha fatti a 14 in casa. E anche a Guedo, però è stato bloccato. Chissà chi l'ha bloccato. Ma dai, intelligente anche. Come anche? Oltre a cosa? Zitto. Anche guardalo con l'avviso accusatore di che sai di che aver detto una cazzata. Con l'indice, adesso se facciamo una foto da dietro le spalle a Morgan e prendiamo solo il dito indice bianco che accusa la ragazza senegalese e ci facciamo un bel libro. Ma è super Italia più italiana di me. E facciamoci un bel libro lo stesso. Non è solo bravo. Ah, sei è anche simpatica, cazzo. Ma sei origini italiane? Sì. Ma che domanda del cazzo è? Ma tu non sai intonare qualcosa in italiano? No? In senegalese, okay. Lingua afro, scusa. Lingua pulof. Io sono esotica, un po' come l'ananas al supermercato, capito? Non è che mo sei come l'ananas, lo mangi tutti i giorni, capito? Africano però. Questa è più terrona di te, Gigi. Bomba! Sei ammaschiata pure.
Sei ammaschiata. No, adoro, io pazza. Adoro, io pazza. Io lo so. Perché parla come una pace mezzo civile? Adoro, io pazza. 5 figli, il bisce. Stai morendo. Posto di una cosa. Tu finora sei stata la più femminile delle ragazze che abbiamo visto finora. Non solo per il fatto di essere progenitrice. E quando mi sono girati sei stata una piacevole sorpresa. Tipo? Non riesce. La magia di Gigi. Visto che mi ha detto che c'hai pure 5 figli. Ti faccio la padrino. Anche bene. Solo io noto una vela di razzilato. È patriarcale, Gigi. Ma non mo che so che tu hai fatto 5 figli. Mi ricordi a mamma mia, a nonna mia, a zia mia che faceva. Mia nonna, che era napoletana, ha fatto 12 figli. Ma tu che ne sai che non ha conosciuto 12. La tua nonna? Però ho conosciuto 12 zii. Arca troia! È una famiglia proprio, una paranza. Lei si tiene stretta al microfono e dice: dove cazzo sono finita? Secondo te devi andare con Gigi o con Elettra? Quel pecchegno. Pensa che ho fatto per avere te. Cosa ho fatto? Ho dovuto bloccare quello. Sono stato uno strateca. Teca! Lo dice da solo. Un catto di patate sono stato. Sono stato uno stratega. Ti lo ricordi Stratego? Che bellissimo era. È un gioco, vero? Era il gioco dei negromanti che picchiaduro, che nascondevi dietro le colline le cose. Era fighissimo. Destrego era, raga. Destrega si chiamava. C'è cambiato 4 volte il titolo. Una ristampa di Destrega, sì, per favore. Sì, aspetta, forse schiacciando. Oppure 4 figli. E 5 ce l'hai tu e stiamo a 9. Ancora 2 la squadra di pallone. Vai! Dai. Scegli. Praticamente sarei la prima Ferrari con team Lamborghini. Sarebbe fantastico. Lei si rende conto di non avere le capacità colloquiali, poverina. E allora ci ride anche su. Grazie, Estra. Però. Brava. Vai via. Vai via, veloce. Vai via, veloce. Favoloso di fuori classe. Giovani fuori classe, credo. Madonna. Brava. Madonna. Bravissimi, forti. Schippiamo tutti. Carrellata di gente che non ce ne frega un cazzo. Buonasera. Bello suo vestito, signorina Ventura. Ma come ha fatto a scegliere di mettersi qua? Quando lei ha detto: guarda, signorina Ventura, dobbiamo fare 6 puntate con lo stesso vestito. Mi raccomando, bene. L'accostamento di colori deve essere giallo evidenziatore e viola, tipo Lakers, però con delle scarpe rosse. Io pazza, anche detto. Se non sbaglio. Io pazza me. E balla, è andata in mezzo al cazzo per ballare. Ma quindi adesso o Gue canta Gigi o Elettra cosa fa? Sì, la cosa sorprendente è che io non immaginavo che uscivano in quel modo. Uscissero. Quando escono, non lo sapevo che c'era tutta quell'uscita. Quale uscita? Vedrai. Si apre, poi stanno proprio lì. No. Ok, io. Cosa? Non lo so. Io sono strong. Tipo la faccia la strong. Sì. Che faccia da strong c'ha? Sì, perché è proprio strong di sopra. Non neanche. Questo strong che c'ho davanti. Guarda questo strong. La magia, guarda la magia. Ah, perché lui si bulla, perché te non sai che bello che è. Dell'uomo. Lo spirito. Cosa? Morgan! Essere girato con la sedia. Come si sveglia? No, lui se la sta bullando tantissimo che può vedere la gente che entra, capito? Capito, ma guardare la gente che entra è una condizione dello spirito. Namaste, fratello Morgan, namaste. Però magari il nero afgano e l'oppio. No, parlo dopo le puntate. Guarda, e Gigi invece lì. Loluma. Uè, questo è rock, eh? È rock Lolo. Ma come ha 25 anni lei? Però strong. Faccio la strong, non mi sembra che adesso 25 anni. No, è proprio brava. È proprio bravissima. Nessuno sa prendere. Vediamo chi si è girato. Nessuno. Chissà come mai. Era troppo strong. Cos'è troppo strong? Guarda, è stata bravissima. Ma... guarda, sentiamo Gue come se la gira. Molto brava, però. Si dice quanto se. È proprio per quello. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Chi sei? Da dove vieni? Sì, ma meno scazzato, Gigi. Che cazzo vuoi da me? Perché era scazzato? Tini, vengo da Livorno, ho 25 anni. Grazie. Brava che 25 anni vieni da Livorno. Brava. Studi? Brava. Cioè, da come hai cantato mi sei sembrata veramente molto padrona della lirica. Sì? Ma non della tua vita, però. Ora come se la lirica fosse la strong. Grazie, perché per me è un complimento grandissimo. Sì, ok. Il cambio di personalità è una cosa molto... Va bene, Morgan. Sicuramente tecnicamente sei strepitoso. Sicuramente. Guarda, no, posso parlare tanto la lirica sul rock, ma lo vedo come un progetto un po' troppo ambizioso per me. Per me stai ambendo troppo. Ma qual è il senso della frase? Si mette paura, non so che femmina bella.
si mette paura non si cuoca con le femmine belle. Quindi se tu c'hai paura non potrai mai andare cuoccato. Cuoccarti. Non puoi cuoccarti con le femmine belle. Non cuocchi? Non cuocchi. Il pompiere paura non ne ha. Cos'è? È una cosa analoga. Cuocca. Cuocca. Ah. E comunque che sia arrivata, chi è Alessia? È arrivata. E come è arrivata, arrivata puoi anche andare. Brava. Come assurdità, tra le tante robe assurde è stata la più bella questa. Non era un complimento quello. Allora, nell'assurdità delle cose assurde sei stata la più assurda. Ho capito. Per un attimo pensavo fosse la centaura. No, devo sapere cosa stanno dicendo. Sì, perdo questa cosa. Quello di Hercules, la capetta che no, sì, come si chiama il cavallo, il ciclone, no? Scusa, si chiama, no, allora sei confusa tra centauro, minotauro, satiro e ciclope. Il ciclope è il ciclone? Sì, ciclope, no, centauro, raga. Ciclone, anche ciclomotore. Tu sei sopra uomo. Centauro. Centauro. Probabilmente sì. Allora, Guerra centauro, che comunque ancora la mitologia ce l'ha. Cioè, il ciclone, il centauro e il ciclope. Scusate, ho avuto un flashback del Vietnam. Te non voglio anche più vedere. C'hai i funghi troppo. Ce la faccio più. C'hai i funghi? Puzza. È due mesi che sono sugli stessi vestiti. Ho visto il costume da Robocop di Napoli. Ma questo l'abbiamo detto noi nella prima puntata? Allora è proprio quello che suscita quel vestito. Non è che siamo noi stronzi. Robocop allora di Napoli è geniale, eh. La gente si ribella. I social non ci stanno. La tuta di felpa di quel pechino. Sono puzza proprio. Vabbè, non sbatti i coglioni. Cioè, non solo si autoaccusa, ma infama gli altri di certo. Pietare. C'è un luogo dove tengo alcuni vestiti storici. Posso metterci anche in seguito tuta di pile, tuta di alcantara, tuta di pelle. Pure tuta in cave. È diventato come te, io te lo dico, eh. Cioè, state uguali, fate le battute di merda uguali, eh. Cicci, cicci, basta. Io sono un consiglio, vai. Quando finiremo le blind audition, finalmente cambieremo l'outfit. Sono straniere, anche sì. per citare. Ma con chi sta parlando? Anche mascellone gli è venuto. No, perché si guarda là sotto. Sono venuto io a spiegarlo, no? Con chi ce l'ha? Grazie, Gue. Grazie, Gue Pechegno, che l'hai spiegato. Voglio mettermi calva, ha detto. Solo io mi sono reso conto che ci sono veramente troppe donne in questo programma. Solo donne ho visto. Ehi, voglio cantare? Hai ragione, quella c'è il sogno. Sono una cantante. C'è il sogno. E sono di Milano. Sono di Milano e metto solo le magliette. E biciclette appese perché non le usiamo per andare in giro. No. Ma ci droga veramente qualcosa? No. Allora skippo. Bravo, skippa due volte, skippa tre, skippa una volta anche per me. Attenzione. Ti piace questa bella persona? Mi piace, usiamola sempre. Meno male che ho finito le blind. Sì, ha solo un maglione, vestita solo di quello. Demi Lovato. Non la conosco. Sempre quel rosa particolare. Che sì. Lui stava valutando. È venuto rigurgitino? Ma si sta sniffando l'anello? Sì, è l'anello porta blister. Ah, ho capito, no. Ma perché non ha messo i pantaloni? Ma peccato, perché sono fidanzato un indiano? Basta. Skippa, skippa, skippa. Skippa una volta, basta. Skippa due, skippa tre. Skippa una volta anche per me. No, non si lei giri. Sta facendo qualsiasi tutta cosa. Tutta maligna. Sì. Guè, cosa gli è successo? Vedo se non gliene frega un cazzo o non gliene frega nulla. Io pazza! Ma non gliene frega un cazzo a Guè! Ma io questo me lo prendo. No, adesso lui si gira tra un attimo. Sì? Ciao. Oddio, sono tutto felice. Ma perché parla come Antaro? È diventata forse il gene della Lamborghini, ecco, si è trasformato perché tramite le tette, no? Abbracciandosi. Aspetta. È uscito tutto. Oddio, sono troppo felice. Vabbè, si impara il team Guè, però ho capito. Girata, che zone cantare. Ti guapo, date un faccio. Faccio. C'è tutta la voce che avevi prima, dov'è? Beh, non ne passa una, no, con Morgan. Parla un po' da Topolino. Ti chiami? Sono Jessica, ciao, guapo, no, no. E Topolino. Allora, sono emozionatissima. Non ce la frega un cazzo. Skippa. Cos'è questa faccia? No, io scusate. Proprio così ha fatto. È già venuta. Le è salito qualcosa. Mania così. Non so, capito. Vabbè. Ma cosa fa? Ha fatto un giro su se se ne va a far culo. Vabbè, ha capito tutto. E sì? Una versione pop. È Disney. Ne ho 20.
non è quella cattiveria. Io ti dico, se avevo meno talenti avuto... del mio team mi sarei girato sicuramente. Grazie. Che a differenza della ragazza che ha cantato prima di te, che aveva due personalità in contrasto, quella... tu hai mille personalità che vanno d'accordo l'una con l'altra. Ah, una psicopatica completa. E sono tutte d'accordo che non ce ne frega un cazzo. Sì, sono tutte d'accordo su quello. Napoletana? Dai, ti prego, diccela. Ti prego. Napoli si dice at per gli press facetti figli cecate. Una gatta frettolosa fece i vicini ciechi. Di fretta. Sì. Fai figli frettolosi. No. Sì, bravo. Però se già la mamma era così d'indole, pure il gattino nasce. Dai, la pupata, devo fare l'erba gatta, dai, la sabbietta, dai, cambiala. Gatto pippa. Non so, cosa ti devo dire? Sono contentissima. Sono pentito. Abbiamo. Un Gigi D'Alessio che è il Robocop, quindi sì. È il poliziotto. Sì. Il poliziotto, il pentito. Sì. L'infame è Morgan. E la Bicis. La Bicis, ormai. Stronza. Ciao. Ah, sì. Che cazzo c'aveva? Eri sempre in te quando c'hai. Sei te quando c'hai. Spieghiamo sta cosa di te. Non mi toccare. Allora, sta cameretta, che cazzo fai così? Lei! Tu! Uguale! No, io, perché? Sta cameretta buia di merda. Senti, adesso Barlo vi racconterà la storia dei suoi tic, dando la colpa a qualcun altro, non al suo corpo che sta perdendo consapevolezza di sé e controllo. Aspetta. Oh, questa è una cosa che mi fai dire, però, vedo, eh? Sì. Allora, in questa cameretta di merda, buia, angusta, umida, con la tapparella che non s'alza, di sempre al buio, rattuso, sti cazzo di LED fortissimi in faccia, gli LCD qua che mi vengono i tic degli occhi, perché poi io da piccolo giocavo ai videogiochi tanto e c'ho gli sparaflesciate, no, delle convulsioni. Sai che non me ne frega un cazzo? Però, così. Cos'è? No, chi è questo? Raga, io ho problemi con quelli che guidano gli autobus. Perché? Ma dov'è? Un giorno vi racconterò la storia di quando io e il Fauno abbiamo chiuso nel negozio una persona. Pensa che non ce ne frega un cazzo. Dai, chi se ne fotte? Signora Ventura, lei fa il biglietto come tutti gli altri, va bene? The Voice. Sì, a The Voice. Conducente d'autobus. Sì. Dove? Brani. Lui compone mentre guida. Ma questo è fortissimo, sta pigliando per il culo, ma spacca tutto. Adesso vi spiego l'analogia tra gli autisti di pullman e i delfini. Allora, hanno anche loro un fischio riconoscitore? Raga, l'analogia tra i delfini e gli autisti di pullman. Sì. Adesso la spieghi. Allora, stoppa però. No. Come no? Scusa, ho ascoltato. Da più importanza a quei pechegno, vuoi metterti in competizione con quei pechegno? Appunto, non voglio parlare sopra a quei pechegno. Allora non parlare. Non mi sto prendendo in giro quando vi dico. Cosa? Questa roba. Sentite che c'è tensione, Sì. Oh mio Dio, che maglia c'hai, bellissima. Ha salutato tutti e nessuno ha salutato lui. Bellissimo. Un bel pezzo di televisione. Un bel pezzo di televisione, questo capendo. Cosa cazzo vuol dire un bel pezzo di televisione? Cosa cazzo vuol dire? Guarda che ride, infatti, in me. Namaste. Rock. Woohoo! No. Che troia, che voce. Schippa, ti prego. Non me ne frega un cazzo, davvero. Eppure pugliese. Rolling sugli olive. È pugliese. Vabbè, ma madonna che voce c'ha. Non si girano, non si girano. Questo ha spaccato tutto. Dai. Secondo me ha fatto una cazzata mostruosa. Beh, ma questo deve fare il karaoke. Giustificatevi adesso. Troppo sono verso la fine, agli sgoccioli. Questa era la rubata a Gue. Diciamo molto attentamente. Sì. Sei un po' lontano all'iluce. Sto facendo scelte molto attentamente. Sei un po' lontano all'iluce. Sei un po' lontano all'iluce. All'iluce. Sono pochi anni luce sei lontano. All'iluce. All'iluce. Perché la luce per arrivare da qui a lì ci metto un all'iluce. Grazie. Bitches. Guarda, io, come ha detto Letra, di essere un po' lontano. All'iluce, anche luce tu. Anche tu. Quindi sinceramente penso che è stato meglio. Io da grande voglio fare la trap. Io volevo fare all'iluce. Io sono convinto che tu ce la farai, in un modo o nell'altro. Non sì, non so perché non me ne frega un cazzo. Esatto. Vai. Sì, skippa. Ringrazio a tutti. Ciao. Grazie anche il comune. Ultimo concorrente per oggi. Grazie a Gesù Cristo, onnipotente, sempre sia lodato. Amen. Voi sapete che siamo i social. Sì, non ce ne frega un cazzo. Chiocciola Devos Ufficiale, Twitter Devos Ufficiale.
ufficiale, non riesce più a parlare lei. Sto pensando all'avventura da giovane. Era bellissima. Ah, no, non che adesso sia una brutta donna. Ma si può dire tocco di figa? Sì, che si può dire. Abbiamo detto un botto di minchiata e possiamo raccontarne un'altra. No, questa non è una minchiata. Io vi ricordo che l'avventura era un tocco di figa. Raga, da ridere. Raga, è vero. Adesso noi siamo giovani. Ma giovani, neanche tu tanto. No, hai 36 anni. Tu ne hai 32, Barbara. Io non no, che io ne ho 19 e non me ne ho capito. Questa scommessa doveva pagare la penitenza. Sì, la... quando è finito a pagare Morgan? Iniziato a prenderci. Girato subito. Per primo. Penitenza, guarda in su. E guarda in giù e non ce ne fotte un cazzo. Cosa in schifo più. Schifo io che schifi tu, credo. Esatto. Cosa? Cosa? La felicità. Ah, le sta facendo da paroliere. Beh, geniale. Ci fanno gli occhiolini anche. Geniale. Lui è fortissimo, eh. Si è addormentato un attimo, adesso sta sera. E c'ha ragione, fase era una bella ninna l'anno. Ma se lui finisce prima di me, io questo. Mi dai in sola. Faccia. Succate. Non volevo. Ah, è automatico. L'ho sfiorato. Cosa? Non l'hai sfiorato, ci hai dato una manata a Spencer. Bravo, ehi. Adesso c'è. Ma che cazzo fa? Raga, sei sulle giostre, Elettra. Impazzita, anche scocciato, eh. Anche scocciato perché lui vuole andare a casa. Continuiamo a giocare. Raga, allora giochiamo. Queste minchiate. Giochiamo, però giochiamo, diciamocelo. Mi metto qua, ho Clash Royale. Ma come toccarla? L'ho sfiorata. No, ah, cosa? Oh, Leslie, questa canzone è dedicata a tutte le persone. Sì. Dai, Leslie, muoviti, ti conosciamo. Dai, sembrava, sappiamo. Si va bene. Brava che scrive con la carta, però. No, non è che se c'hai piercing sei. Vabbè, hai rotto il cazzo. Già non ce ne frega un cazzo quando parli su Instagram. Guarda, io. Friggi, friggi. Le patatine non quello è il tuo coglioni. Lavoro. In cucina, donna. Ah. E zitta. Adesso questa rotta il stai zitta, che devi cucinare. E ringrazia che non lavi i piatti e friggi e basta. No? Sì, ma. Oh, ma quanto parlo? Mamma oh. mia, non devo già rappi. Cosa? Non sono capace. Cosa c'ho quei pe... Non sono capace. Sei ricordato che non è capace a rappare? Dai, appende qui e ci andiamo tutti a dai, fanculo. Dai, male. Grazie, skippare. Almeno una brava alla fine l'hanno possiamo messa. Possiamo skippare dai. Sulla fiducia? Sentiamo le brava, raga, è brava. Gue non ha capito e dice cazzo. Ma chi è sta? Stava bestemmiando, eh. Dai, però è forte, quindi adesso fa un pezzo che fa schifo. Sì, vabbè, però non c'è frega un cazzo. Poteva pettinarsi la sua amica. Ah, ho capito. Sembra Pink Poop, tra l'altro. Sì. Ok, ok. Hey. Occhio, oh, Lady or Not! Aspetti, lo faccio da una vita, come Prada nei quartieri. È forte in culo, lei. Perché col tacco? Vabbè, ha pigliato Ready or Not, sì. Jeans, quindi è facile. C'ho da prima della trap, c'ho da prima dell'iPhone. Ready or Not, here I come. Ma canta anche la merdosa. Era ora. Here I come, you and I. Oh, l'ha regalata? Davvero? Sempre più convinto che il team dell'Atra sia pieno di gente veramente forte. Solo un elemento per chiudere il team. Sì. Credo che sia il fuoco. Ciao, io sono Lisa. Lisa. Cardoni, sì, ma stai ferma, Cardoni. Appena iniziato ho capito subito perché. Cosa? Cioè, sei ufologo. No, è fortissima Leslie. Adesso. A parte le minchiate, è forte davvero. Forte Leslie. Cioè, non è che la puoi prendere per il culo perché per cos'altro se non per il fatto che fa la lesbica a tutti i costi. Però è forte. Ma no, no, lei è forte, fortissima. Purtroppo ha i piercing che si sente speciale. Non è napoletana, però. No, però è speciale di suo perché ha i piercing, è alternativa. Però è bravo. Leslie, io ovviamente. Contentissima. Anche lei è contentissima. Mi ha veramente colpito il tuo timbro. Sì. Sei grazie. Intensa e sì? Vera. Che fa Vera e si mette a fare le mossette. Guarda, sei Vera. Aspetta che faccio delle mossette da poser di Milano. Mi sarebbe piaciuto averti nel mio team. Ma non come figlia. Grazie di cuore. Tu hai qualcosa di speciale. Cromosoma, no. Credi. No. Sei girato visto che è proprio your cup of tea questa cosa. Your cup of tea? Troppo cup of tea. Ma è troppo cup of tea. Questa non la sapevo. Your cup non of è tea. La mia tazza di tè. Ah, your cup of tea. Cup of tea. Avevo capito. Guarda, non me ne frega un cazzo. Penso che a livello di rap hai fatto questo classico dei Fugees che ha questo beat un po' retro. Tempo è tiranno, nel senso che io che fanno più o meno questo. Ecco la tua risposta. Quindi questa tristezza. Ti ringrazio.
Io ho letto anche tante critiche sul programma, ma non hanno premiato i talenti, ma hanno cercato di premiare quello che è la discografia. È bellissimo sognare, però quando si fa un investimento dove vengono investiti appunto dei soldi per un prodotto, è molto facile floppare. Forse il pubblico non ha capito il programma. Il programma è fatto da 4 giudici che, indipendentemente dalla gente che si presenta, scelgono e cercano di prendersi dei cantanti perché la loro squadra poi deve vincere. Non è un concorso che premia la bravura. È un programma, è un gioco, raga, è un gioco dove un giudice deve farsi un team secondo il cazzo di gusto suo e le probabilità che lo scelgano, per vincere poi la gara. È un programma per i giudici, non tanto per i concorrenti. Il concorrente è grasso che cola, che va lì, si fa vedere in tele e vaffanculo. Esatto. Capite le cose prima di parlare. Poi se sei bravo, spacchi, perché Leslie spacca, ha dimostrato che ha spaccato. Purtroppo il rap è passato di moda. Lei fa il rap e anche se ha cercato di seguire tutte le mode del mondo deve accontentarsi di suonare frecciatina per ogni volta, eh. Dirlo dire da te, credimi, ti ascolto che era una netta. Brava, brava. Ciao Leslie. Perché non fai ancora uno squat namaste? E ora ti becchi la Lamborghini. Dai, oh Leslie, il reggaeton è l'unico genere che non hai provato a fare. Magari questo giro ti va bene. Guarda, se avessi la possibilità di lavorare con Elettra lo farei pure io. Io se fossi stato concorrente... No, solo che sono già influencer, cosa vado lì a fare? Concorrente, avrei scelto la Lamborghini. Poi lì è pieno di bitches. No, raga, comunque, grazie sicuro mille. Sicuro che troverai benissimo. Grazie per aver seguito la puntata. Vi ricordiamo 15.000 like, 1.000 commenti qua sotto per vedere il continuum spazio-temporale del Non Me Ne Frega Un Cazzo. Che nome, che numero che hai più tirato giù? 1.000 commenti, 1.000 commenti, vaffanculo. 15.000 like. 1.000 commenti. 15.000 like, 1.000 commenti del continuum cazzo me ne frega. Comprate i pacchetti di dislike, così spendete pure i soldi e mi fate interazione. Minchia, davvero, raga. Raga, ieri sera è uscita la nuova puntata di All Together Now, commentata da noi. Andatela a vedere, la trovate sul canale. Continueremo a fare tutte e due le trasmissioni finché non finiscono. Quindi continuate a seguirci e andatevene a fanculo. Finché non mi esaurisco. E ricordati che chi ha paura non cozza con le femmine belle. Grazie Gigi per questa cosa.